iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un mi piace e lasciate un commento. Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo a Verona al Motorbike Expo 2024, sì, perché siamo nel 2024. Sì, davvero, ci hanno detto sta cosa stamani e quindi noi ci adeguiamo. Si va a vedere chi c'è? Venite con noi? Vai, andiamo, vai. Andiamo. Verona è una fiera un po' diversa da quella di Milano. Qui è un pochino più custom la storia. Ma guarda, proprio un pelo, io non è che ci sia grossi preparatori, grossi modifiche. No. Giusto un aggiustamento. Sì, niente. Tipo questo. Piacciono le marmitte corte, basse, sportive? Però secondo me queste marmitte, state per vedere, hanno uno scopo. Se vi tamponano, si piega la marmitta e la moto è salva. Ho notato che ci sono anche delle automobili. È Motorbike Expo, non è Motobike. Sì, è vero, però io l'ho viste ora, ho detto, oh, guarda, ci sono dei motori. Andiamo a vedere le macchine. Come si diceva prima, non solo moto. Questa è la roba custom che ci garba a noi. La benzina che ci manda avanti. Molto custom, molto, molto tanto custom. Se vi piace il custom, questo è il posto per voi. Allora, secondo Gusti Labatacchi forse anche un pelino troppo, ma bisognava esserci per vedere, documentare e portare anche a voi tutto questo ambaradan che c'è qua. Soprattutto, visto che Milano quest'anno ci ha deluso tantissimo, e se non ci avete visto delusi a Milano, link in alto a destra, guardatecelo, stiamo cercando una fiera che ci dia un po' di verbo. E però questa, anche se non è proprio nelle nostre corde, però almeno c'è qualcosa di più stravagante, più vago, più vario. Ora siamo all'inizio, è il primo padiglione, quindi a rimanerci di merda siamo sempre a tempo, però rimanete con noi e scoprirete se ci rimarremo di merda. Tu casse mettile, non ti trattenere, eh. Sì, un sabbia a non sentire. Abbiamo avuto questa proposta di sponsor, ma che gli si dice? No, io direi di no. Io direi di no, perché poi ci si sente troppo legati. Dai, e poi roba piccina. Sì, poi magari bisogna andare da loro su a Milano. No. No, no, no. Yeah. Secondo padiglione e continua la customizzazione. Qui ancora più a fondo, perché c'è i piccoli stand dei piccoli customizzatori, delle piccole marche, delle piccole, però piccole, ma si comincia ad andare sui pesanti. Io comincio ad essere un po' in difficoltà su certe cose, però va bene così. Dai, è custom, no, va, detto, bene, ma va bene così, basta non mi dicano, la vuoi provare? No, però è bella, però da è bella a vedere, sì. Caschi per tutti i gusti, dolci e salati. Bella questa! Per chi piace la moto in stile... In stile? Impero! Impero del male, sì. Batteria a motore. Per batteristi volanti. Forcelle come piovesse. Va bene motori di miliardi di cilindrata, ma qui siamo davanti alla poesia, direi. Qui ora siamo nell'anti-inquinamento, perché effettivamente inquinavano una mazza e non si sa perché, però non vanno bene. Leggerezza, facilità di uso, praticità, pedalata assistita volendo. Cioè, si torna indietro nel tempo, ma con uno sguardo nel futuro. Questi erano mezzi che potevano andare fino ai 3412. Avanti, millenni avanti. Guarda. E ora la parte seria del Motorbike Expo, direi. Reparto refueling.
oggettistica, giubbotti, caschi, guanti, stivali, c'è di tutto, c'è di tutto ai Motorbike Expo. Ci si fa un tubo? Tubo? Dov'è il tubo? Che facciamoci tubo? Un tubo. A trovare il tubo, fammi vedere il tubo. Andiamo a fare il tubo. L'artigianato del luogo, fondamentale. Gli stand fondamentali del Motorbike Expo. Welcome senza calendario. Noi ci serviva per metterlo al bordo. Come si fa? Si è apposta per pigliare il calendario loro e quest'anno non fanno il calendario. Ora si rivolge i soldi della fiera noi. Porca miseria. Area mangiodromo all'aperto, Verona, roba, odori che si mescolano con altri odori. Qui si mangia sul serio. Non so se voi lo potete sentire da casa, ma in questo momento stanno provando un impianto stereo tutto settato sui bassi e francamente sentite qualcosa? Spero però, si senta, perché però, comunque spero arrivi l'augurio di un mio male a chi lo sta settando così. Secondo me però per digerire quello che uno c'ha sullo stomaco le vibrazioni potrebbe essere d'aiuto. Imparare a fare il proprio mestiere, settare bene gli impianti audio, capisco che non sia da tutti, quindi cambia mestiere. C'è della polemica in queste parole. Io non cambia voglio... mestiere, cambia mestiere. C'è della polemica. Cambia mestiere. Eccolo, eccolo, eccolo. Io sono contro la pena di morte, però. No, morte pensierino. No. Però la gogna, secondo me, potrebbe essere restituita. Al pubblico ludibrio. Che vedete, io non è un discorso perché sono vecchio, è il mio mestiere e soprattutto io sono un fottutissimo metallaro. Questa musica di merda, cacciatevela su per il culo. Una volta gli harleisti erano che se qualcuno metteva una musica più tranquilla dei Motorhead veniva sgozzato. Sì, e mi sembra fosse anche una cosa giusta. Ora invece ste musiche tunz. Ma che c'entra con Harley Davidson il tunz? Al Motorbike Expo c'è anche lo stand della Guzzi con la Stelvio nuova, non la vedrete. C'è lo stand che si chiama Retro Kit e ti fa cascare il kit in terra, cioè serve per far diventare una Vespa vera o comunque uno scooter retro, farlo diventare elettrico come un tostapane o un frullatore, una roba del genere, no? Perché? Però perché? Ecco perché. Perché fatevi una domanda, non vi date una risposta la... perché no, potrebbe essere sbagliato o uno diventa cattivo magari. Però entra nel settore polemiche nostro. Polemica. Siccome l'elettrico su un
motorino, moto, oscillomotore vecchio? No. Due tempi, miscela, elettrico. Vai voi. Abbiamo perso l'ABA, stand con una bandieraccia inglese. Ero andato a vedere l'unica novità di periodo, il Daytona 660. Gli vediamo. Bella, eh? Dai. Bellina, perché è bellina, bellina, dai. 660, tre cilindri. Sarebbe da provare, ci piacerebbe. Dice c'ha una novantina di cavalli, quindi non è una moto esagerata, una sportiva entry level che secondo me si lascia guidare divertendosi. Così, vedendola così. Poi magari faccela provare. Questo invece è uno stand per me. Se qualcuno vuole fare una donazione al canale perché io mi possa comprare 7-8 mila husky di questa marca, grazie. Stranamente al Motorbike Expo c'è lo stand dell'Harley Davidson. Io francamente non me lo sarei aspettato. Non me l'aspettavo. No, in realtà è vero, perché con tutti i customizzatori di trovare modelli originali quasi stona. È vero. Un po' di giapponesi a questo MBA, dai. Sì, ma fra le giapponesi meno giapponesi delle giapponesi. Le giapponesi, quelle belle, fatte bene. A cui il nostro amico qui presente tiene in maniera. Perché io sono un ninja. Come sono ste Kawasaki? Sempre affascinanti. Secondo me stanno cominciando con l'estetica a pompare un po' troppo sugli spigoli, però sono gusti personali. Se le fanno così e se le vendano, ci hanno ragione loro. Il Ninja è molto bello da starci sopra, però non va guardato da davanti. Tanto se uno sta sopra, non lo guarda da davanti. E poi il Ninja è fatto per essere visto da dietro. E poi arriva lei. È semplicemente favolosa. Eccoci nel padiglione, interessante, il padiglione dove si acquista, si scambia, si vende, si compra. Eccoci ai guai, ora c'è il recinto delle moto usate. In libertà. Cosa si troverà? Qualcosa si troverà? Io lo so. Trovare sì. Si trova, sì. Ora l'importante è magari uno la trova e la lascia lì. Dai, dai, si lascia lì. Si lascia lì? Non mi hanno fatto comprare nulla. Tacchi, sei triste. Nulla mi hanno fatto comprare. Ma solo perché c'era il cartello scritto già venduto. Non mi hanno fatto comprare nulla. Se no se ne compravo un monte. Dai, la prossima volta. No. E ora apriamo una nuova rubrica, la no vabbè. Però qui c'è classe, si può dire così. Sì. Però no vabbè. Usciamo dai padiglione di vendita, scambio, cose, eccetera. Dove però siamo stati bravi e non si è comprato nulla. Nessuno mi fa comprare nulla, però questo me lo potrebbero far comprare. È un chilo di Nutella con un po' di ciambella. Sì, vabbè, ma la ciambella serve più che altro per non sbrodolarsi. Per tenere la Nutella. Al posto specie, di piatto c'è una specie di cucchiaino. Cucchiaino fritto. Padiglione numero 7. Sette te. I sogni ogni tanto si realizzano. E non mi stanno facendo comprare neanche queste. Ora dai, i balocchi un altro giorno, via, te li compro un altro giorno balocchi. Compri solo profumi per te. Yeah. Eccoci qua, alla fine di questa bella giornata. Come si direbbe, alla fine della fiera. Alla fine della fiera siamo qua e diciamo un paio di conclusioni su questa fiera. Prima di tutto, Verona 1, Milano 0. Ma anche Verona 2, Milano 0, questa fiera c'è garbata, perché innanzitutto è più casereccia, più dedicata ai piccoli espositori. Di molto buono rispetto a Milano c'è la quantità e la qualità del cibo a disposizione, che non è da sottovalutare. Sì, sì. Poi c'è, vabbè, gli espositori sono tutti, diciamo, fondamentalmente artigiani
picche artigiani, che gente veramente veramente brava, con tanta inventiva. Le cose si sanno fare se si vogliono fare, eh. Non c'era chincaglierie cinesi, e non intendo moto cinesi, moto cinesi un po' ce n'erano e va bene anche così, perché comunque stanno facendo delle signore moto, stanno... Quindi Verona 3, Milano 0. Nota di demerito per cui Verona 2. Poi si era venuti anche per prendere un calendario. Non c'era. Ci siamo rimasti veramente male. Welcome. Eh? Dai. Non si fa così. Noi cosa ci si mette il calendario? Che tocca mettere quello di Hello Kitty. Altra nota di demerito, scusa, questa la devo dire la io. La dice lui, perché non so di che vuole parlare. Motori elettrici su scooter d'epoca. Ah no, questa la volevo dire anch'io. E me l'ha detta lui, ma la volevo dire anch'io. No, no ragazzi, questi non sono scherzi da fare. Se no, veste di Olga. Prima di salutarvi, ringraziamo tutte e quattro le ragazze che avete visto all'inizio del video, che sono state gentilissime e carinissime a farci tutto. Iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un mi piace, lasciate un commento. E voi dovete essere abbastanza allo stesso livello da iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un like e lasciare un commento. Ve l'hanno detto anche loro. E che cazzo, si sono iscritte loro. Siamo quasi a 1000, ragazzi. Fateci arrivare a questi 1000, poi... voi vedrete come cambierà. E poi si va bene. Si arriva a 1000 sì, io di canale. No, si arriva a 1000 e poi si va avanti, ci carbo un monte. Dai. A questo punto dalla fiera direi è tutto. Qui si saluta di brutto. Buona! Attivate la campanella. Grazie mille, gentilissimo.